Eccoci qua ragazzi, bentrovati a tutti. Rieccoci qui a un nuovo episodio della svarbata del lunedì. Come avete potuto vedere, stiamo allestendo ancora per le festività natalizie. Da noi puoi trovare un sacco di regali. Guarda quante idee regalo abbiamo alle nostre spalle. Tantissimi kit per barba e anche per capelli per i vostri regalini di Natale. Quindi ragazzi, non basta che ringraziarvi, vi aspettiamo numerosissimi. Detto questo, cosa faremo oggi? Quale fragranza utilizzeremo? Voglio accontentare un grandissimo seguace del nostro canale della sbarbata del lunedì che mi ha chiesto: Andrew, perché la settimana prossima non ti sbarbi con Azur Lime? Ed eccomi qua, ti accontentiamo Azur Lime per te. Ovviamente tutto il resto dopo la sigla. Poi un altro amico ragazzi mi ha chiesto di utilizzare pennello di cavallo, eccolo qua. Questo qua è Furia, Furia cavallo del VS, ve lo ricordate? Quindi la setola è una via di mezzo tra il maiale e il tasso, diciamo, per farci capire. Però lo vedo molto più vicino al maiale perché è molto molto ispido, vedete? Lo utilizziamo anche su richiesta perché io leggo i vostri messaggi, ragazzi, e faccio attenzione quando posso rispondo sempre. Come sapone, ovviamente, utilizzeremo Azur Lime, la vescica grande noi abbiamo qui. Se hai perso il video l'ultima volta vai a vedere, c'è la vescica da 275 ml e poi la piccola, quella là da 100 ml, quindi ci sono le varie confezioni che potete trovare tranquillamente su Amazon, su tanti siti, anche sul nostro sito www.andrewbarbershop.it. ragazzi, vi raccomando. Poi vi volevo far vedere una cosa fighissima: hanno fatto la nuova bottiglina per il balsamo dopo rasatura. La vecchia era in questo modo, ve la faccio vedere con questa etichetta, vedete? Questo qua è Cypress and Vetiver, ma vi volevo far vedere la differenza tra il vecchio packaging e il nuovo packaging, molto più bello, con la scritta Pro Raso dietro, con un'etichetta nuova, bella, più lucida, che si consuma di meno, perché avevamo riscontrato che sulle vecchie etichette man mano a furia di utilizzare scompariva la grafica sulle etichette. Invece con questo qua abbiamo visto che è resistente, molto più resistente. Poi la bottiglia è molto più bella e affascinante. Il prebarba, come sempre, Azur Lime. Manterremo una sola fragranza, quindi utilizzeremo tutto Azur Lime. Oggi, dato che mi vado a sbarbare con uno Chavette Vanta, eccolo qua, si dice che questo è uno dei rasoi più utilizzati dai barbieri, ho letto su Amazon. Lo utilizzo proprio perché l'altra volta è venuto un ragazzo a fare un corso da noi, lo utilizzò e si trovò bene e mi sbarbò anche a me e mi sono trovato bene. Allora ho detto: perché no, lo voglio acquistare, non l'avevo mai provato. E vi faccio vedere subito una cosa: la lama non ha quest'angolo qui. Di solito i rasoi Chavette, quando mettiamo la lama, esce sempre quell'angolino. Questo qua è arrotondato, la lama è all'interno e questo evita di tagliarvi quando si crea quest'angolino qui. Ho trovato molto scomodo inserire la lama all'interno, perché questo qua è un rasoio a forbice, quindi si apre in questo modo, vedete? Si appoggia la lama in questi due buchini che vedete qua, come sta messa adesso. Io già l'ho messa prima perché ho fatto un paio di prove, dato che non l'avevo ancora utilizzato, e poi si va a serrare. Quando andate a chiudere, fate attenzione, controllate sempre la lama se sta ben precisa. Quando vado a spezzare la lama con le dita, come facciamo noi barbieri che siamo pratici, e vi faccio vedere un attimo, mettiamo il ditino qua, tac tac, facendo attenzione a non toccare le lame esterne, si creano delle alette che si piega così, e questa cosa dà fastidio nel momento in cui andiamo a chiudere il rasoio. Quindi il mio consiglio a questo punto è quello di utilizzare un paio di forbici di casa per tagliare la lama. Rapporto prezzo qualità, l'ho pagato 18 euro, la qualità la scopriremo man mano che mi rado e vediamo come va. Il materiale è di plastica, quindi niente di particolare, un acciaio non ben curato, però 18 euro ci sta tutto quanto. La lametta l'avete visto, ho messo una Voxfood, mi sto trovando benissimo, ho avuto un sacco di e di complimenti su questa lama che parecchi hanno utilizzato e si sono trovati bene. E proseguiamo con questa lama. Poi, lo sapete, io prendo la fissa e la utilizzo per un bel po'. Oggi utilizzeremo anche un poco d'olio all'interno del prebarba e vi faccio vedere poi strada facendo. Vado a prendere un attimo l'acqua e sono subito da voi. Eccoci qua, vedete come fuma l'acqua? Andiamo ad ammorbidire la nostra barba. Proprio un po' d'acqua calda. Utilizziamo il detergente Azur Lime, limone, menta, arancia. Ah, ragazzi, che bello!
fresco proprio, molto 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 fresco, sempre a bassa azione schiumogena. Andiamo a rimuovere tutte le impurità, si sentono anche le bacche di ginepro. Prendiamo un po' un attimo il prebarba, andiamo a prendere sempre con la nostra stecchetta, preleviamo quanto basta, lo immergiamo nell'acqua calda facendo esplodere tutte le particelle, apriamo un po' il sapone per riscaldarlo bello bello. E poi che cosa facciamo oggi? Oggi voglio fare una nuova cosa, aggiungiamo un poco d'olio cura barba, sempre della linea Azurline. Questo perché fa freddo, la mia pelle è secca, vedete, 1, 2 e 3, non esageriamo. Massaggio e distribuisco su tutta la pelle, la sento la barba un po' ispida, e andiamo ad ammorbidire ancora aggiungendo un poco d'olio cura barba. Lo si può mettere in piena serenità, fate attenzione però, non ne mettete troppo, perché dopo quando andate a insaponare la barba vi può dar fastidio, non vi facilita la montatura, quindi mettetene giusto un po'. Attiviamo il cavallo, lo mettiamo nell'acqua calda, ricordo che questo è un pennello che già ho utilizzato, lo attiviamo in questo momento per farlo ammorbidire un po' le setole. Prendiamo il sapone, lo immergiamo nella ciotola, proprio una puntina, vedete, giusto giusto quanto basta, lo portiamo all'interno della ciotola e iniziamo il nostro montaggio. L'olio lo potete distribuire o come ho fatto io direttamente sul viso dopo aver messo il prebarba, o insieme al prebarba e perché no nella ciotola eventualmente. Date spazio alla vostra inventiva. Ecco qua, quando vedo che si è creato un bel po' di sapone vado direttamente sul nostro viso. Ecco qua, una grande. A chi piacciono le fragranze leggere, fresche, agrumate, Azurline è proprio il sapone giusto. Movimenti circolari. Quando scegliere il pennello di cavallo? Scegliere il pennello di cavallo nel momento in cui avete una barba con un po' di peletti incarniti, una barba dura, la setola essendo insistente sulla pelle va a alzare tutti i peletti. Poi questo qua non lo vedo, cioè non lo trovo tanto rigido, quindi è un giusto via di mezzo. Ah, bellissimo, ci voleva proprio. Andiamo a prendere il Vanta, mi lavo bene le mani, facciamo sempre attenzione perché oggi utilizzeremo uno sciavetto. E voilà, ecco il Vanta, proviamo a vedere come va. Devo dire la verità, vedete, è ottima l'uscita della lama, la sento ma non tantissimo, quindi non va tantissimo a fondo, vedete. Allora, c'è un ragazzo che mi ha scritto che ha difficoltà a radersi sulla parte sinistra. Ecco qua amico mio, metto la mano sinistra alzando la basetta, appoggio la mano destra e scorro in questo modo, vedete. Devo dire la verità, mi sto trovando bene. A proposito di sciavette, non so se avete mai visto il video che ho fatto con il Wilkinson. Ultimamente ho riscontrato delle difficoltà mentre faccio la barba, man mano esce verso fuori e l'ho dovuto togliere da mezzo. Non so se ve l'ho detto già, lo tengo solo per esposizione perché sinceramente mi ha dato un sacco di fastidio. Ve lo consiglio ragazzi, veramente ve lo consiglio, lo sento abbastanza deciso, allo stesso tempo morbido, vedete? Vedete come attacca la schiuma? E voilà, adesso andiamo di secondo, vado un po' più veloce, ho la batteria scarica, immergo un poco nell'acqua calda sempre, vado a fare la seconda passatina. La seconda passatina la farò leggermente per rimuovere proprio tutti quei peletti che non sono riuscito a togliere sulla prima passata. Ecco qua, molto veloce, rapido. Puliamo bene il rasoio tra la prima e la seconda e possiamo fare la seconda passata. Ecco qua.
E voilà. Ci sta. Mi lavo un attimo il viso e controlliamo tutto, ragazzi. Per me top, veramente top. Questo rasoio mi è piaciuto tantissimo. Lo consiglio a tutti i ragazzi che stanno iniziando questo mondo della rasatura, sia per chi si sta avvicinando al mondo della sbarbata e sia per chi ha iniziato questo fantastico mestiere. Te lo consiglio veramente tanto. Vanta, veramente, merita. Andiamo a mettere un po' di balsamo dopo rasatura per far sì che la pelle si protegga dagli agenti esterni, e anche perché ne ho bisogno per rinfrescare un po' la mia pelle. Vedete come si è asciugato subito? Ultimamente ho la pelle un po' secca, e quindi quando hai la pelle secca, che cosa puoi fare? Utilizzare due goccine d'olio all'interno del rebarba o insieme al sapone. Questo è un mio consiglio personale. Ragazzi, che dire, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, attivate la campanella per non perdervi tutti i video che facciamo. Grazie mille, alla prossima sbarbata. Ciao.